Presidente e Ministro, per noi il TAV è un'opera totalmente scellerata e vorremmo soltanto dire a tutti i cittadini che oggi questa Camera e la maggioranza sta dando altri 2,5 miliardi di euro ad un'opera scellerata. Con 2,5 miliardi di euro si toglie tutto l'amianto da 2.400 scuole italiane. Con 2,5 miliardi di euro si mette in prima sicurezza gran parte delle zone colpite dagli ultimi terremoti e con 2,5 miliardi di euro si danno 100 euro in un anno a tutti i pensionati minimi di questo Paese. Ora, secondo lei, Ministro, i pensionati minimi oggi, gli studenti che studiano all'interno di scuole piene di amianto e delle persone che sono state colpite dalla tragedia del terremoto, hanno oggi più bisogno di 100 euro, di togliere l'amianto dalle loro scuole, di aiuti maggiori appunto alle loro zone colpite dal terremoto o di quest'opera che serve a bucare una montagna, anch'essa piena d'amianto, e portare delle merci a velocità supersoniche in un altro paese? Se lo chiede anche lei, Ministro. Grazie. Grazie.